Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati all'ultima giornata di questo ciclo Sottosopra. L'iniziativa, la giornata, ma in realtà già partito venerdì scorso e mercoledì, è dedicata alla riappropriazione del ruolo dello Stato. Perché ci dobbiamo appropriare del ruolo dello Stato e qual è quindi il ruolo dello Stato che noi vorremmo riabilitare, diciamo. Oggi, stamattina, abbiamo due ospiti, il secondo sta arrivando da Roma col treno, dovrebbe essere già venuto qua. Il primo ce l'avete qui davanti, fianco a me, Ivan Invernizzi. Buongiorno a tutti. E poi arriverà anche Thomas Fazzi. Ivan Invernizzi è un studente e attivista molto attivo. Che, diciamo così, milita per la rete MMT, come si vede dalla slide, e qui anche per raccontarci a grosse linee, ovviamente, di che cosa si tratta questa MMT, che non è altro che un acronimo per Modern Money Theory, soprattutto è venuto per raccontarci di una loro ultima esperienza, non so se è l'ultima, però un'esperienza che hanno recente, molto recente, dell'anno scorso, che è servita a connettere diversi piani, il piano accademico, piano dei non accademici, dei militanti, e anche il piano, è anche stato importante per diciamo mettere insieme anche culture nazionali diverse, perché il contatto tra gli italiani e gli americani, tra gli americani e gli spagnoli, insomma, penso che a questo punto sarà lui a raccontarci di che cosa si tratta. Passo la parola a Ivan per la sua presentazione e poi casomai c'è un paio di domande dopo. Ti lascio allora, questo? Okay. Allora, si sente se parlo così? Prendi questo, meglio. No? Allora, però uso il microfono, non sono abituato. Allora, grazie a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori. Queste cose non emergono da sole. Queste cose non si fanno da sole. Se io oggi qua sono qui a parlare, è bene sottolinearlo, è evidente ma è bene ricordarlo, è perché ci sono delle persone volontarie che per l'amore dell'umanità, l'amore del progresso, l'amore della partecipazione politica, l'amore per la loro comunità, si donano e organizzano queste cose, organizzano questi eventi, nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere, nonostante che non sempre queste cose vanno benissimo, oggi speriamo di sì, però sono secondo me dei veri patrioti, dei veri, dei veri progressisti. Il progresso non è qualcosa di spontaneo, viene perché ci sono queste persone. Cioè, se oggi noi non viviamo come degli animali, come è successo fino all'altro ieri, che fino all'altro ieri le popolazioni vivevano a livello di sussistenza, è perché ci sono persone così. Quindi ieri c'era quell'1%, 2%, 5% della popolazione che faceva questa azione assolutamente fondamentale che spingeva al progresso, e oggi ci sono loro. Quindi bisogna riconoscere che hanno un ruolo storico, non soltanto un ruolo di intrattenimento, perché vabbè, le cose di cui parliamo oggi non sono semplicemente per riempire una domenica. Quindi ancora grazie a Marcello, che è un professore universitario, e non è cosa comune che un professore universitario scenda tra la plebe, il volgo. Esatto. Quindi no, grazie mille. E lasciate, adesso farò una piccola, vi dirò brevemente cos'è la realtà di cui faccio parte, l'organizzazione di cui faccio parte. Poi proverò a darvi due intuizioni su quello che è, diciamo, la struttura portante del messaggio. E poi vi parlerò di questa esperienza pratica, no? Di questo risvolto, questa azione di militanza che abbiamo organizzato a livello internazionale. Rete MMT è un'organizzazione di base, un'organizzazione che fa divulgazione scientifica in ambito economico, che potete vederla un po' e fa militanza legata a questa consapevolezza, a questa conoscenza. Potete interpretarla, se volete, un po' come l'Amnesty International dell'economia, come la Greenpeace dell'economia, come quindi un'organizzazione non governativa, un'organizzazione fatta da attivisti, che ha una base scientifica,
nelle sue azioni, che però vuole cambiare il mondo, no? Non soltanto capirlo, ma cercare di fare qualcosa per cambiarlo. Allora, la storia non è lineare, la storia dell'uomo non è qualcosa che cambia in maniera costante, ci sono delle biforcazioni, ci sono dei momenti critici, non è che un'associazione, un'organizzazione come la nostra, fatta in tutto da un centinaio di persone, può pensare di riuscire a ribaltare il capitalismo, cambiarne la forma da sola. Quello che ci proponiamo di fare è di porre le premesse perché quando ci siano dei momenti favorevoli, che non dipendono da noi, quindi momenti favorevoli per, come dire, mettere in crisi il sistema vigente, diciamo la struttura vigente, come può essere una crisi economica, piuttosto che degli shock vengono dall'esterno, ci siano, diciamo, le reti sociali, ci siano le connessioni tra i vari ambienti, ci sia la consapevolezza che c'è un messaggio alternativo, ci sono delle lenti per guardare il mondo che danno delle soluzioni alternative. E quindi noi cerchiamo di creare queste premesse, cioè per farvi capire, i bolscevichi non si sono organizzati nel 17, erano lì da un po' di tempo, da 20 anni, ok? Da una parte, ma dall'altra parte anche i nazisti, non è che nel 33 che si sono organizzati, erano lì da un po' di tempo, anche quando nessuno in realtà gli dava retta. Però quando ci sono stati dei momenti nella società critici, quando la rabbia sociale, come dire, è emersa, quando diversi strati nella società si sono posti delle domande, hanno cercato delle risposte alternative a quelle vigenti, erano pronti. Okay? Quindi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, contribuire a questo. Contribuire a questo. Poi siamo assolutamente consapevoli di non essere da soli, ci sono altre persone che magari anche in altri ambiti fanno altri progetti, ma cerchiamo di creare questa potenziale alternativa. Come facciamo per quanto riguarda il progetto della Carta di Madrid? Cosa abbiamo fatto? Sostanzialmente abbiamo creato un programma minimo con delle basi scientifiche molto solide per l'eliminazione della povertà, l'eliminazione della disoccupazione e del lavoro ricattabile e quindi la costruzione, diciamo, di un punto di partenza con degli strumenti politici, cioè con dei programmi pratici politici da applicare che potessero raggiungere degli obiettivi che da diverse prospettive, da diverse, diciamo, culture poteva essere apprezzato. Quindi volevamo far confluire soggetti diversi, ambienti diversi su una carta di base. Non che questa carta il giorno dopo avrebbe cambiato il mondo, ma rappresentava un precedente, rappresentava un'esperienza da cui partire. E niente, in realtà adesso io vorrei quindi darvi un attimino due elementi, no, del nostro messaggio, perché noi, come dire, non proponiamo solo delle conclusioni, ma proponiamo, diciamo, delle lenti con cui guardare il mondo, cioè con un apparato scientifico, un sistema organizzato, un sistema di pensiero organizzato con cui si può capire la società in alcune sue dimensioni fondamentali. Quindi vorrei, ecco, proporvi queste cose che sono, secondo me, assolutamente, non potrebbero essere più ad hoc, più centrati con un bel titolo come sottosopra, perché queste sono idee che veramente vi ribaltano il discorso vigente, ma proprio al 360 gradi. E quindi in pochi minuti vorrei darvi qualche intuizione. Per altre domande dopo potremo rispondere, però aspettatevi di sentire cose che sono difficilmente accettabili e di cui non siete abituati probabilmente, o almeno alcuni di voi. Quindi di base il nostro messaggio, cioè che la premessa, diciamo, a quella che poi è stata la Carta di Madrid, che è stata solo un'applicazione di questo tipo di pensiero, è il seguente, che le valute, i soldi, ciò che oggi muove tutto, sono delle creazioni pubbliche, delle creazioni statali. Cosa vuol dire? Vuol dire che non esisteva lo yen prima che il governo giapponese lo inventasse. Non esisteva il dollaro, non esisteva la sterlina prima
che il governo inglese le inventasse il concetto. Non esisteva il franco svizzero prima che il governo svizzero lo inventasse. Le valute sono delle creazioni pubbliche, ok? E sono dei monopoli, cioè una specifica valuta può essere creata solo da uno Stato, solo da un'entità, ok? E come monopoli ha delle come dire, deve rispondere a delle regole logiche, regole di base che valgono per ogni monopolio. E questa, diciamo, è un po' il primo fondamento, è il primo elemento fondante, la prima intuizione che voglio farvi passare, cioè che se le valute sono un monopolio, possono essere ritirate dal monopolista, possono essere riscosse da chi le crea, quindi riprese dal settore privato, solo dopo che al settore privato sono state date. Cioè, il franco svizzero deve prima essere dato agli svizzeri o ai privati e soltanto dopo può essere ritirato dallo Stato. Non potrebbe essere altrimenti. È chiaro su questo? Cioè, una valuta deve prima essere data ai privati e solo dopo può essere presa. Allora, come si chiama l'operazione con cui viene data ai privati una valuta? Spesa pubblica. Spesa pubblica è l'unico modo con cui una valuta, intesa come attività netta, viene data ai privati. La tassazione invece è l'operazione con cui viene ritirata. La tassazione necessariamente avviene dopo la spesa pubblica. Ogni franco svizzero che viene tassato dalla Svizzera, che viene riscosso con le tasse, è stato un franco svizzero che è stato prima speso, necessariamente. Quindi, se le tasse avvengono dopo la spesa, possono le tasse finanziare la spesa pubblica? E la risposta è no. E non è no, ci sono delle alternative e le tasse sono soltanto un modo per finanziare. Le tasse non possono mai finanziare la spesa pubblica. Cioè proprio negli Stati Uniti, ma in realtà anche in Eurozona, tutta la valuta che viene riscossa con le tasse, che viene presa dai privati, è stata necessariamente prima spesa dagli Stati. Quindi è questo il fondamento. Le tasse non servono a pagare la spesa pubblica. Mai. In uno Stato, che per quanto riguarda uno Stato, un'entità che crea la valuta. Cioè, questo vuol dire che ogni volta che vi hanno detto che le strade o gli asili non potevano essere rifatte perché c'erano gli evasori fiscali, vi hanno detto una bugia. Andiamo avanti, quindi quando guardate alla moneta, alla valuta, dovete sempre aver chiaro che esistono due tipi di soggetti diversi. Esiste il settore governativo, chi crea la valuta, e il settore che non crea la valuta, quindi possiamo chiamarlo economia, o settore privato, settore non governativo. Lo Stato impone le tasse sull'economia, sul settore privato, l'economia entra nella necessità di ottenere quella valuta, quindi per esempio gli svizzeri hanno la tassazione in franchi svizzeri, sono obbligati a procacciarsi quella valuta per pagare le tasse, non hanno scelta, devono farlo. Quindi a quel punto lo Stato può spendere, approvvigionarsi di beni e servizi reali, che è l'obiettivo di tutto questo meccanismo, e poi parte della valuta creata con la spesa viene distrutta con le tasse. Ok? La differenza tra la spesa pubblica e le tasse sono i risparmi privati. Cioè, se io sono lo Stato svizzero, spendo 100 e poi tasso 50, ai privati rimane 50 di risparmio. E quello è l'unico modo che hanno di avere risparmio nella mia valuta. I privati. Ok? Non è che esistono altri. Adesso un'altra, diciamo la slide forse uno dei più importanti, è questo. Cioè, se il deficit pubblico e il risparmio privato in un anno, cioè i soldi che lo Stato spede in più di quelli che poi tassa, sono dall'altra parte il risparmio che rimane nelle tasche dei privati, e il debito pubblico è la somma dei deficit pubblici, allora il debito pubblico è il risparmio accumulato anno dopo anno. Il risparmio è la ricchezza finanziaria privata. Non è un caso che i paesi che hanno più alto debito pubblico al mondo sono i paesi che hanno più grande risparmio privato al mondo.
Giappone, l'Italia nel 1980, ma anche l'Italia più recentemente, avevano alto debito pubblico e poco risparmio privato. Non è un caso che i paesi che hanno basso debito pubblico o più basso debito pubblico abbiano anche un inferiore risparmio privato. Era il caso della Germania o dei paesi anglosassoni, che hanno ovviamente a pro capite cioè notoriamente meno risparmi di altre nazioni. Ok, questo è quanto riguarda i numerini, la valuta, ma come noi sappiamo le persone non vivono, non mangiano i soldi. Quindi io non sto dicendo che abbiamo la possibilità di creare i soldi, quindi possiamo diventare tutti ricchi così, semplicemente creando i soldi. Io quello che sto dicendo è una cosa diversa, è che essendo che siamo in un'economia monetaria, per attivare la capacità produttiva esistente sul territorio c'è bisogno di spesa. Okay? Quindi è il lavoro ovviamente che crea i beni reali, però il lavoro per essere attivato ha bisogno nella società odierna della valuta e di qui non si scappa, cioè finché abbiamo questo sistema con la tassazione, con una valuta, con persone che cercano quella valuta, bisogna agire su quel problema. Non si può pensare di essere all'interno di un sistema come questo e fare un'isoletta in cui valgono altre relazioni. Perché? Perché la tassazione è imposta a tutti, non puoi scapparne. Ok. Il legame, il raccordo tra la dimensione reale, cioè la dimensione dei computer, dei tavoli, dell'acqua minerale che avete in bottiglietta sul tavolo, della camicia o dell'orologio, qual è il legame? Il legame è questo. Per darvi l'intuizione è che in un'economia monetaria, partiamo dai consumi, dal livello di consumi dipende il livello, in qualche misura, di produzione, dal livello di produzione e di occupazione. In realtà vale per tutti i tipi di spesa, anche per la spesa pubblica, anche per gli investimenti. E se noi con l'austerità diminuiamo il risparmio privato, perché cerchiamo di diminuire il deficit pubblico, avremo meno consumi, meno investimenti, meno spesa pubblica, quindi meno produzione, meno occupazione. Ok? Può anche non avvenire immediatamente, ci può essere un lag, però diciamo che esiste un legame strutturale. E invece il contrario vale quando c'è deficit. Come siamo usciti dalla crisi del 29, che non è la prima volta che siamo in una crisi con disoccupazione come adesso? Spesa deficit, ma non in un paese solo, spesa deficit in paesi che avevano anche degli sistemi politici molto diversi tra di loro. Cioè abbiamo che la spesa deficit negli Stati Uniti è stata fatta col New Deal, quindi diciamo con il governo Roosevelt, quindi un governo molto di sinistra per gli standard americani. In Germania è stata fatta dai nazisti, in Scandinavia è stata fatta dalle socialdemocrazie. Okay. Però è la spesa deficit che ha fatto uscire dalla crisi del 29. Invece noi oggi facciamo austerità. Quindi, ora, veniamo alla Carta di Madrid. La Carta di Madrid, che potete vedere, andare sul sito internet, cercate Carta di Madrid rete MMT, c'è una pagina fatta apposta, la potete scaricare, leggere con calma, è abbastanza articolata, ma la potete anche trovare sul banchetto che l'abbiamo stampata. La Carta di Madrid era il tentativo di, come giustamente ha detto primo Marcello, creare un asse tra l'ambiente legato a Bernie Sanders, quindi gli Stati Uniti d'America, gli accademici MMT che di base sono americani, l'ambiente di Unidos Podemos, non solo Podemos, Unidos Podemos, perché c'era anche Izquierda Unida in Spagna, e ovviamente noi abbiamo dei cugini Red MMT che sono la stessa, cioè, come dire, i nostri cugini, i nostri analoghi in Spagna, e con l'Italia. L'Italia diciamo è un po' imbarazzante per me dire il nome del politico che abbiamo portato, perché poi diciamo che ha preso vie diverse, quindi balzo molto però diciamo che abbiamo cercato di creare questo asse tra questi tre paesi, che poteva poi entrare in interazioni con altri tentativi di
di dialogo, ovviamente. Per farlo abbiamo, come dire, messo un documento che faceva da sigillo, abbiamo fatto un evento al Parlamento spagnolo e poi alla, come dire, Istituto delle Belle Arti, che è vicino al Parlamento spagnolo a Madrid. Trovate tutti i video su YouTube, sul il canale YouTube di Rete MMT. E poi quindi abbiamo cercato di ottenere un consenso che abbiamo trovato su questi punti. Per Unidos Podemos avevamo diversi parlamentari, anche il responsabile economico di allora di Unidos Podemos, avevamo Pavlina Cerneva, che è un'economista MMT americana che ha lavorato anche, e comunque è nel giro di Bernie Sanders negli Stati Uniti. Ed ecco, quindi abbiamo fatto un evento pubblico, un evento invece fatto per i parlamentari, ed è stato, come dire, un riferimento per un domani, nel senso che un domani, nel momento in cui ci sarà bisogno di sfruttare attivamente questo tipo di asse, l'asse c'è, perché continuiamo a essere in comunicazione. In Spagna stanno facendo delle proposte di legge, ovviamente delle cose che mirano a degli elementi specifici, sempre con Unidos Podemos, e ovviamente in Italia abbiamo questo documento, abbiamo quindi, grazie a questa operazione, siamo stati invitati da questa realtà come Sottosopra, che secondo me è veramente virtuosa. E niente, quindi noi cosa abbiamo proposto in questa Carta di Madrid? Abbiamo proposto, oltre a fare deficit, oltre quindi a aumentare l'attività economica diminuendo le tasse, aumentando la spesa pubblica, come può essere, non so, eliminiamo l'IVA e aumentiamo la spesa pubblica per rimettere, come dire, in sesto tutte le infrastrutture che abbiamo. Oltre a questo ci siamo spinti oltre promuovendo l'idea di piano di lavoro di transizione, che è uno strumento specifico della MMT con cui si toglie dalla ricattabilità la forza lavoro, cioè ogni lavoratore, lo Stato dice a ogni cittadino, a ogni lavoratore sul territorio, tu hai sempre un'alternativa di lavoro dignitoso, entrare nel piano di lavoro di transizione. Questo è quindi uno strumento di classe, è uno strumento che fa sì che la contrattazione di classe non possa portare lo standard di vita sotto a una certa soglia. Nel momento in cui tutti i lavoratori hanno un'alternativa dignitosa in termini di salario, quindi che li fa andare fuori dalla povertà, e anche allo stesso tempo dignitosa in termini di condizione, anche nel settore privato non ci potrà più essere nessuno che offre un lavoro che non rispetta almeno questi parametri minimi. E la logica è che, portando in alto il potere contrattuale della base della società, quindi del proletariato, in realtà si aumenta lo standard di vita di tutti, tranne che del vertice, perché anche un architetto, anche la classe media, anche i lavoratori specializzati, nel momento in cui un lavoratore non specializzato ha uno standard minimo, anche lui non andrà sotto quello standard minimo e probabilmente dovrà andare un po' sopra. Okay? Quindi nel momento in cui tu hai che gli operai non puoi pagarli meno di 1000 euro al mese in condizioni dignitose, anche gli architetti non puoi pagarli meno di 1000 euro al mese, probabilmente dovrai pagarli un po' di più di 1000 euro. E, piano di lavoro di transizione, e poi l'idea di base è anche lo Stato come architetto del futuro. Nel momento in cui abbiamo chiaro che uno Stato per la sua valuta non può fallire, che il debito pubblico, se tu hai la tua valuta, non è un problema, se è la valuta in cambio fluttuante, allora lo Stato si può far carico di quelle sfide, di quelle scommesse che il settore privato non può e non vuole fare. Quindi ricerca, quindi tutti gli investimenti più audaci che portano il vero progresso, che portano avanti la società. Negli ultimi 20 secondi, quindi mi viene da dire che la cosa migliore che potreste fare è andare su il nostro sito, condividere la Carta di Madrid su Facebook. Queste sono le foto dell'evento che abbiamo fatto a Madrid. Questi siamo noi, organizzatori che erano lì presenti.
E niente, quindi potete andare sul nostro sito, condividere la carta di Magritte, la potete anche sottoscrivere, cioè potete firmarla. E grazie per l'ascolto, grazie per l'invito. E... grazie a te, Ivan. Una domanda velocissima da parte mia. Io devo dire che allora, la Modern Money Theory ha sicuramente tanti, tanti pregi. Uno di questi pregi è l'attenzione da parte di coloro che l'hanno ideata, formata, diciamo concepita, l'attenzione verso la diffusione sul grande pubblico, presso il grande pubblico. Infatti credo che questa sia un po' la missione che si è data la vostra organizzazione e il contatto che avete con in particolare gli economisti americani dell'MMT è una cosa che è abbastanza innovativa nei confronti della, di tutta l'accademia. Cioè loro stessi, gli stessi promotori della Modern Money Theory vogliono diffondere presso il grande pubblico la loro visione del mondo e cercano attivisti con cui restare in contatto, quindi non è concepita come una materia per soli, diciamo per discutere tra economisti esperti, tecnici del settore, economisti esperti, ma qualche cosa da diffondere, tanto è vero che questa MMT ha un successo diciamo abbastanza inedito per una teoria economica anche sulla blogosfera, no? Quindi sono stati anche molto bravi a sfruttare gli strumenti che la tecnologia moderna e contemporanea consentono di usare.